Ciao Ciao Emilio. Emilio. Ah, allora, fammi Salve. davvero Ciao cominciare Emilio. i nostri giovedì di AIT, che ormai, come vi dicevo, tradizionalmente ci stanno accompagnando da oltre un anno. Io sono Paolo Ravazzani, sono il direttore dell'Istituto di Elettronica ed Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Oggi in particolare abbiamo l'onore di avere come ospite il professor Alberto San Giovanni Vincentelli, ma rapidamente, oltre a dover avvisare tutti i partecipanti, che vedo che continuano ad aumentare numerosi, che come tutti i nostri eventi siamo in registrazione, perché poi l'evento lo pubblicheremo su YouTube, sul nostro canale di istituto. Detto questo, passo subito la parola prima ad Emilio Campana, poi procedere per un'introduzione, di cui ringrazio Emilio Campana, il nostro direttore del Dipartimento di TET del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quindi lascio la parola a te, Emilio, per introdurre la serata. Ormai siamo già verso la serata. Buonasera a tutti, benvenuto Alberto. Mi sentite? Spero di sì. È attivo il microfono? Sì, Sì, perfetto. sento. Beh, mi fa molto piacere essere qui con voi e mi fa molto piacere introdurre Alberto San Giovanni Vincentelli. Vedo molti colleghi che conosco, saluto Fabrizio, saluto Lucanus, insomma gli altri. Con Paolo siamo stati in teleconferenza fino a poco fa. C'è sicuramente una grande attività in questo momento. Allora, presentare Alberto è molto difficile. Perdonami Alberto, ma è estremamente imbarazzante, diciamo, nel senso che hai fatto così tanto e così in maniera così incredibilmente brillante, che davvero non si sa da che parte cominciare. Comunque, professore universitario, insegnante, imprenditore, costruttore di imprese importanti che crescono, partono da un'idea, si sviluppano, diventano cose molto grandi, appassionato, scrittore, diciamo, di articoli e di testi, e che però non gli impedisce di brevettare e ricevere premi in quantità importante. Il settore più recente è quello dell'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo, diciamo, dell'industria, nel mondo dell'ingegneria, ed è un tema affascinante. Io, in maniera del tutto casuale, sono incontrato qualche giorno fa in un romanzo, entrando in libreria, non vi dico quale perché non vorrei fare pubblicità, ma insomma è un romanzo dove si parla di un ingegnere che ha una famiglia, vive nel nord Italia, sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale per la guida autonoma, e ha una vita del tutto tranquilla. Un bel giorno arrivano a casa e lo arrestano perché nel sud Italia una macchina guidata dal suo algoritmo ha provocato un incidente mortale dove è morto un bambino. Quindi i temi, diciamo, dell'etica e dell'intelligenza si mischiano in maniera molto forte, i temi del come si organizza la sostituzione della decisione dell'uomo in alcuni settori sono molto importanti. Alberto è dentro queste tematiche e sono sicuro che oggi sarà molto interessante e affascinante seguire la sua conferenza. Ti ringrazio Emilio e darei adesso la parola a Marcello Maggiora che introdurrà che ringrazio innanzitutto perché ci ha permesso l'organizzazione di questa giornata e la presenza di Alberto San Giovanni Vincentelli. Per cui grazie e intanto ti passo la parola. Lasciato dire che Alberto è uno dei membri del nostro consiglio scientifico di dipartimento, insomma,
è l'ultimo dei titoli del suo curriculum. Sì, infatti, grazie molte, grazie molte Paolo. Allora, due parole, perché intanto sono estremamente contento che Alberto abbia accettato di essere qua questa sera. Io l'ho conosciuto nel 2019, invitandolo apposta appunto in un'altra conferenza per la quale ha preso l'aereo ed è venuto a Torino per intervenire. E devo dire che effettivamente ho conosciuto poche persone di così alto livello, eppure così disponibili, sempre pronto a condividere l'enorme bagaglio di esperienza che ha accumulato. Come è stato detto, effettivamente, insomma, parlare della biografia di Alberto è molto complicato perché è lunghissima, però certo ha una quantità di esperienze che peraltro spaziano in moltissimi settori. Ecco, questo lo vorrei dire, perché appunto, come si diceva, scienziato di fama internazionale, imprenditore, consulente, peraltro direi anche uno dei più grandi esperti dei meccanismi legati all'innovazione. Ricordo come aveva spiegato un po' come funzionava Venture Capital nella parte di Silicon Valley, e devo dire che forse è la prima volta che ho capito bene come funziona il meccanismo delle start-up. Ha avuto veramente una quantità di incarichi impressionante. In Italia è stato anche presidente del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca, come abbiamo visto fa parte del Consiglio Scientifico del Dipartimento, è membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia e ha avuto anche moltissimi incarichi governativi negli Stati Uniti. Si è occupato di software, di circuiti integrati e di moltissimi altri settori. E se ricordo bene, ha una predilezione particolare per la matematica, in particolare per la matematica applicata, caratteristica che gli ha anche consentito di spaziare in veramente moltissimi ambiti scientifici. Io, insomma, ricordo che Alberto ha questo punto fermo delle solide competenze di base che ti consentono poi di muoverti con agilità e anche con grande solidità in moltissimi ambiti scientifici. Arriviamo al talk di oggi, che non voglio rubare troppo tempo all'intervento. Si parlerà appunto di guida autonoma, in particolare di Scenic, un framework per la generazione probabilistica degli scenari per la verifica dei sistemi basati su machine learning. Quindi un tema ovviamente di grande attualità, di cui si parla, si studia, ci sono grandissime prospettive, ma che naturalmente nasconde moltissime insidie di varia natura, da quelle diciamo più tecnologiche a quelle di contesto, cioè l'introduzione in un tessuto sociale di oggetti che si muovono in modo autonomo. Io a questo punto ringrazio davvero ancora tanto Alberto per la disponibilità e gli passo la parola. Grazie moltissimo Marcello, adesso vediamo se riesco a tirare su la mia presentazione, ecco qua. Allora, è giusto che abbiate detto che a me interessa, io sono essenzialmente curioso e quindi è per quello che ho tentato di fare molte cose in diversi settori. Ma un'altra cosa che mi perplessizza assai, se mi scusate il termine, è il fatto della hype, cioè quando c'è qualcosa che, oddio, questo risolve tutto, a me vengono i brividi, perché non è detto che sia così, anzi per niente, e quindi bisogna sempre guardare con un sano scetticismo a che cosa che ci troviamo di fronte. Infatti il fatto della safety è un problema fondamentale. Noi abbiamo un dispositivo, un'automobile, un aereo, un robot che si muove autonomamente, che ha un'interazione costante con l'ambiente in cui vivono anche gli uomini. E safety è una considerazione primaria, cioè non vogliamo ammazzare nessuno con questi dispositivi autonomi.
Siamo sicuri che questo non avvenga? La risposta è no, al momento attuale non c'è nessuna garanzia. Quindi c'è qualche cosa che noi possiamo fare per aumentare il grado di confidenza in questi strumenti. Secondo me, se non arriviamo a una risposta che sia favorevole a creare delle garanzie, sicuramente la tecnologia non vedrà un impiego diffuso, soprattutto nel settore dell'autonomous vehicles. Quindi il tema principale, se volete, del mio scetticismo è in realtà l'intelligenza artificiale un qualcosa che serve a tutto oppure no? E in particolare guardiamo un po' all'uso in safety critical autonomous system, no? Prima di tutto vediamo cos'è un safety critical autonomous system, quindi in generale le macchine che vediamo in giro, che vengono testate ormai da quasi 10 anni, sono più o meno basate sugli stessi principi. C'è un insieme di sensori, e questi sensori sono di immagine tipo camera, radar, lidar, di posizionamento tipo GPS, e questi sensori ci dicono dove sono e che cosa succede intorno a me. C'è infine c'è un secondo passo, che è quello della percezione, che da queste immagini deve trarre delle deduzioni, per esempio lo stato in cui io sono, che tipo di oggetti sono intorno a me, dove vanno, quali sono le traiettorie di questi oggetti, la classificazione di questi oggetti, è un cane, è un albero, è un uomo, e infine la segmentazione delle varie immagini che mi vengono offerte. Una volta che si ha quindi dalla sensing alla percezione c'è il discorso del planning, e il planning dice: va bene, io so che cosa succede, so che cosa ho in giro a me, che cosa devo pianificare per il mio comportamento, e quindi dovrò scegliere che tipo di traiettoria faccio seguire al mio veicolo, che tipo di decisioni prendo, freno, accelero, quale tipo di traiettoria poi pianifico, perché un conto è selezionarla e poi come la eseguo questa traiettoria. E infine la predizione, cioè nel senso di dire: se io seguo questa traiettoria e ho preso questa decisione, cosa potrà accadere? E ultimo passo è quello di tradurre questa pianificazione nel controllo vero e proprio del veicolo. Quindi, nel caso di una vettura, è quello del volante, quindi quanto devo girare il volante, quanto devo accelerare, devo frenare. Quindi questa è alta sintesi quello che un sistema di guida autonomo fa. Ci sono quattro fasi, e per ciascuna di queste fasi ci sono delle decisioni importanti da prendere. Allora, quali sono i passi in cui l'intelligenza artificiale gioca un ruolo? Beh, sicuramente è quello che passa dalla percezione alla pianificazione. La percezione, perché richiede un aspetto cognitivo, se volete, di analisi di una immagine, di un insieme di pixel, arrivare a capire, quindi è un impiego di intelligenza. Naturalmente ci sono algoritmi, quindi ci sono dei modi di operare deterministici che possono fare qualcuno di questi task, peraltro utilizzando molte risorse di calcolo e talvolta con errori. Common è che utilizzando metodi di machine learning si possa ottenere una percezione abbastanza corretta e comunque straordinariamente veloce, devo dire, con le carte di dare che queste altre in cui questo tipo di letture hanno avuto un successo migliore che in quello della percezione dell'immagine o della visione, come si dice. E senz'altro l'altro aspetto è quello del planning, quindi qui è dove entra il machine learning e quindi intelligenza artificiale in senso lato. Allora, se noi andiamo a vedere che cosa succede nel mercato, nel famigerato mercato,
vediamo che in effetti gli investimenti su questo tipo di tecnologia sono molto elevati e la crescita anno su anno è veramente sconvolgente, perché quando si parla di 45% è una crescita veramente che non si riscontra in altri settori. Da notare che nel segmento di semi-autonomous vehicle, il 100% di questi veicoli ha un algoritmo di intelligenza artificiale e possibilmente anche dell'hardware che esegue in modo particolarmente efficiente questi tipi di algoritmo. D'altronde, mentre all'inizio veniva considerato appunto una panacea, viva, andiamo veramente bene, eccetera, questo è un qualcosa che dobbiamo assolutamente investire, sono venuti contrarians, no? Tra cui anche sottoscritto in un certo senso, perché si fa vedere che in realtà di neural network sono fragili. Fragili nel senso che basta una piccola variazione nell'input che le percezioni cambiano in modo a volte drammatico. Non solo, ma nel test che sono stati fatti sulla strada, alcuni incidenti che hanno provocato anche la morte di persone sono stati attribuite al misfunzionamento della percezione basata sul machine learning, una per tutte i famosi incidenti di Tesla, che tra l'altro tra tutte le compagnie è quella che ha usato con più aggressività questo tipo di tecnologia. Le due compagnie secondo me più avanti in questo settore sono senz'altro Google, Waymo dovrei dire, che è un branch di Alphabet e quindi una sorella di Google, e Tesla. Da notare che Tesla ha un sistema di raccolta dati sulla guida che è effettivamente estremamente potente. Quindi loro hanno gazzillioni di bytes di dati relativi alle loro vetture, che cosa succede, a quali sono state le decisioni dell'uomo, quali sono stati gli incidenti che un uomo ha avuto, e usano tutta questa informazione attraverso questi algoritmi, se volete, di inferenza statistica per mettere a punto gli algoritmi di intelligenza artificiale che vengono dati nella percezione e nella pianificazione. Allora, un esempio di si sapeva già dal 2013-2014, sono cominciate ricerche che hanno fatto vedere che in realtà le deep neural network si riconoscono bene, ma appena tenti di fare del male, quindi un adversarial attack alla percezione, ottieni dei risultati veramente ridicoli, no? Ecco, se voi vedete questi pattern che sono messi al centro, sono delle immagini che sono state date a una deep neural network, e l'immagine qui in alto a sinistra è stata classificata come il pinguino reale. Allora, chiunque, qualsiasi umano, non avrebbe mai detto che questa immagine è un pinguino reale. Come mai c'è stata questa associazione? L'associazione è stata, secondo me, fondamentalmente sui colori. E quindi l'algoritmo di percezione si è focalizzato più che altro su pattern di pixel che davano colori simili. Per lo stesso motivo, questo che vedete qua è stato classificato come un parrot, come un pappagallo African Grey. E se vedete è lo stesso tipo di ragionamento, cioè ci sono i colori che sono simili, ma anche i pattern, vedete i pattern del collo, sono qui riportati. Ultimamente questo tipo di sensibilità degli algoritmi di deep neural network è stato ridotto, ci sono state molte ricerche che hanno mirato a ridurre questo tipo di sensibilità. Ma siamo in grado di dire che un algoritmo di percezione ci becca sempre? Ahimè, no. E quindi questo è un punto fondamentale. L'altro punto fondamentale è che, siccome questi sono funzioni approssimanti di base con miliardi di parametri, il problema di capire perché una certa decisione è stata presa è praticamente impossibile, perché
andare a identificare tutti questi parametri, il loro valore, e capire che cosa vuol dire che questi parametri hanno il valore che hanno, è assolutamente impossibile. E quindi c'è un grosso filone di ricerca, anche quella che riguarda all'understandable AI o trustworthy AI, cioè di intelligenza artificiale che si può spiegare o di intelligenza artificiale di cui ci si può fidare. Explainable AI è proprio focalizzata sul fatto di spiegare perché una certa decisione è stata presa. Perché è così importante? Perché se noi capiamo qual è il motivo che ha portato l'algoritmo a fare una scelta, siamo anche in grado di capire come si può riaggiustare l'algoritmo per evitare che una decisione faulty, che una decisione sbagliata, venga presa di nuovo. E quindi questo è, è un punto fondamentale dell'explainable AI. Nel mondo del militare, oltretutto, questo è molto interessante, è stato fatto un grosso investimento 20 anni fa nel machine learning, artificial intelligence, eccetera. Negli ultimi anni, alla DARPA, è stato deciso che al posto di pensare in termini di artificial intelligence, si pensi nel termine di augmented intelligence, e quindi di sistemi che consentono agli uomini di prendere delle decisioni migliori. Un tipico esempio di augmented intelligence è quello che voi potete avere per la diagnostica di una malattia. Infatti, nei sistemi, per esempio, dell'IBM, se un dottore volesse chiedere a un algoritmo di intelligenza artificiale di aiutarlo nella diagnostica, presenta i sintomi, presenta quello che la prima impressione che lui ha, quindi l'intelligenza artificiale si scatena, quindi il machine learning si scatena, fa una ricerca di tutto ciò che è stato pubblicato e che quindi è disponibile sulla rete, che ha qualcosa a che fare con questi sintomi o con queste impressioni del dottore. C'è quindi una fase di filtratura che presenta le cose più plausibili al dottore e dice: guarda, nella letteratura ci sono queste cose che tu potresti andarti a vedere. Perché è di grandissimo valore? Perché ormai l'ammontare di pubblicazioni in qualsiasi settore non si conosca è così alto che nessuna persona umana è in grado di aver letto tutte queste pubblicazioni e di ricordarsi di che cosa c'è scritto. Quindi il fatto di filtrare ciò che è rilevante è un punto fondamentale per questo augmented intelligence, ma non solo. Una volta che io ho presentato questa ipotesi come dottore, posso dire: guarda, queste ipotesi non mi interessano, le scarto, ma queste sì. Allora, vammi a vedere anche le connessioni meno ovvie rispetto a questo insieme di pubblicazione, vedimi il secondo livello, e quindi ecco, salta fuori il secondo livello, e quindi hai la possibilità effettivamente di avere un panorama completo. Non solo, ma puoi anche fare il testing delle tue opinioni. E questo comunque si fa, se vogliamo, in tempi lunghi, non in real time, ma comunque molto più brevi di quello che potrebbe fare un dottore che volesse essere molto coscienzioso e non basarsi della prima idea che viene. Quindi l'augmented intelligence è senz'altro di valore, su cui non ci piove, cioè nel senso di così come i nostri strumenti, le automobili ci consentono di muoverci, gli aerei, quindi estendono la nostra fisicità, augmented intelligence ci consente di utilizzare la nostra intelligenza e di amplificarne i risultati. Ma se dobbiamo pensare alla guida autonoma, purtroppo dobbiamo basarci su agenti che devono prendere decisioni in breve tempo, e quindi brevissimo tempo, real time, e quindi non possono dare suggerimenti all'utente che poi dice sì, mi va bene, no, non mi va bene, non c'è tempo. E oltretutto il valore economico, ma anche sociale, di avere autonomous driving è proprio quello di evitare gli incidenti che di solito le persone che guidano hanno. Ed è senz'altro vero che anche a livello attuale di sviluppo delle tecniche di autonomous driving, se
inserissimo queste tecniche in tutte le vetture che vediamo in giro, molto probabilmente, anzi sicuro, il numero di incidenti rispetto a quello che si ha adesso, quando sono gli uomini che guidano, cadrebbe in modo notevolissimo. Il problema è che nel momento in cui tu hai un algoritmo, hai un automatismo, ti aspetti che non ci siano errori. E che quindi, anche se c'è un morto rispetto a milioni di morti che si sono avuti negli ultimi anni per incidenti automobilistici, venga considerato in modo negativo. E allora, cosa possiamo fare? Bene, io, come si diceva prima, sono molti elementi che consentono di garantire qualcosa. Allora, come antico sviluppatore di Electronic Design Automation, una delle grandi avanzamenti nell'Electronic Design Automation è l'utilizzo di metodi informatici. Cosa vuol dire metodi di fare? Vuol dire metodi di provare che una certa proprietà è vera per un sistema che lo sta provando. E quindi perché posso utilizzare questo punto di vista e dire, bene, io sono qui dentro un machine learning, ma io posso utilizzare questo in una relazione, quindi questa è una chiave che mi faccio. Ora c'è un gruppo a Berkeley, non solo io, ma soprattutto Sanjit Sesha, con cui lavoro molto, che ha come mira proprio quello di sviluppare un connubio tra i metodi formali e i metodi basati sul machine learning per arrivare almeno a qualche livello di garanzia che certi fenomeni negativi non si verificano. E quindi vediamo un attimo la classificazione formal method. Sono tecniche matematiche algoritmiche per la modellistica, la progettazione e l'analisi. Quindi si basano su tre pillars fondamentali: la specifica, e quindi noi dobbiamo essere in grado di descrivere che cosa il sistema deve o non deve fare, perché se non abbiamo una specifica, certamente io non posso verificare se il mio sistema funziona o meno, perché la funzionare viene riferito proprio alle specifiche che vengono date. Se io non do tutte le specifiche a cui sono interessato, è chiaro che anche se uso metodi formali, non posso garantire che una specifica che non ho dato sia verificata, ovviamente. E questo è un punto fondamentale che dobbiamo sempre tenere presente. Cioè, you know what you know, or you don't know what you don't know, unfortunately. E quindi se noi non siamo in grado di specificare che cosa vogliamo o dobbiamo fare, ecco che ci troviamo di fronte a un problema fondamentale. E quindi non importa se usate i metodi di intelligenza artificiale, matematici, algoritmici, quello che volete, ma il risultato non può essere favorevole. La verifica dice perché il mio sistema funziona oppure perché non funziona. Quindi io, quando faccio una verifica con le specifiche, mi aspetto di vedere una ragione per cui le mie specifiche non sono verificate, per esempio, proprio perché se io ho la ragione per cui le specifiche non sono verificate, posso utilizzare questa informazione per rifare il mio progetto. L'aspetto naturalmente forse più interessante dal punto di vista del progetto è la sintesi, e quindi quella di costruire testi che siano corretti per costruzione e che quindi non abbiano, naturalmente io non mi fiderei mai di una cosa di questo tipo fino in fondo, che non abbiano nemmeno bisogno della verifica, perché la verifica è inserita nell'algoritmo, se volete, per la generazione del progetto. E quindi la domanda chiave è: riusciamo a vedere i challenge del progetto e della verifica di metodi, di meccanismi autonomi per la guida di veicoli con i metodi formali? Allora vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Insomma, i challenge che si incontrano per questo tipo di approccio è che, se lo vediamo da altissimo, da 2000 metri di altezza, noi dobbiamo dare una descrizione del sistema, una descrizione dell'ambiente in cui il sistema vive,
E infine le specifiche, come abbiamo detto, la specifica è un punto fondamentale e io in tutti i miei lavori con le compagnie con cui ho lavorato, la prima cosa su cui focalizzo è detto: avete un metodo per catturare le specifiche di cui vi fidate? Come catturate le specifiche? Perché senza le specifiche, come ho detto prima, la verifica non ha senso, ma non è neanche senso la sintesi, perché la sintesi deve partire dalle specifiche. Quindi la questione di verifica è: la composizione del sistema col suo ambiente soddisfa l'insieme di specifiche FI? Allora, yes, non mi accontento di yes, vorrei avere una prova che così è, e quindi essere sicuro che quella specifica è verificata. Oppure no, ma allora in quel caso voglio il controesempio, perché posso sfruttare questo controesempio per migliorare. Allora, l'environment è una delle cose più difficili da descrivere, perché appunto noi non sappiamo veramente nei sistemi, per esempio a guida autonoma, che girano nelle strade, che cosa può succedere. Allora, se un ambiente è definito, per esempio in un ambiente industriale, perché l'ambiente è fatto da un robot e io sono il controllore di questo robot, il mio ambiente è la meccanica del robot e quindi quella è molto ben definita, so come funziona e quindi sono in grado sia di verificare che di progettare questo. Ma se guardiamo sulla strada può succedere di tutto e di più, quindi se voi vi trovate di fronte a un gruppo di ciclisti, la probabilità che i miei algoritmi devono capire che quelli sono una massa di ciclisti o non un oggetto strano è veramente bassa, così come per esempio vedete qui il vigile che fa quella specie di danza, se qualcuno di voi si ricorderà, a Roma negli anni passati c'era il vigile a Piazza Venezia che faceva essenzialmente una danza per dare strada alle varie vetture, e quindi sfido qualsiasi perception eccetera di capire che cosa sta succedendo nell'ambiente. Quindi l'ambiente, rappresentare l'ambiente, caratterizzare l'ambiente è un'altra cosa di grande difficoltà. L'altra è quella di rappresentare il sistema. Allora, molte persone, secondo me, in modo errato, pensano al sistema soltanto come la parte di machine learning. Allora qui andare a vedere gli ingressi e le uscite di questo sistema delle variabili interne è veramente, come ho detto prima, miliardi di parametri, eccetera, estremamente difficile. Non solo, ma io non so neanche cosa dare come input a questa macchina per verificare che funzioni. Quello che io riesco a dare è degli ingressi che corrispondono al modo di funzionare di questo sistema nel suo ambiente. Allora, uno dei pilastri su cui la nostra ricerca si basa è sul fatto di considerare come sistema l'insieme del controllore, del modulo di percezione e di tutto il resto, e quindi di guardare alla vettura e come si comporta la vettura. E quindi questo è il nostro sistema. E la specifiche, naturalmente, bisogna trovare un formalismo che sia in grado di darmi questa informazione. Allora, quello che vedete lì giù fa parte di un film che voi forse avete visto, ma sembra una lumaca, ma in realtà è un'autovettura, come vedete. Quindi la specifica che, per esempio, una vettura non abbia incidenti, si deve anche tenere presente che una vettura può avere delle caratteristiche estremamente diverse da una all'altra. Per esempio, una Ferrari è senz'altro definibile in modo molto diverso che da una macchina elettrica, e quindi questo dobbiamo tenere presente. Ora, per riuscire a rispondere a questa domanda fondamentale di dire la composizione del sistema con il suo environment soddisfa un insieme di proprietà, ha bisogno di una ricerca in un enorme numero, diciamo, di ingressi e di punti nello spazio di stati, e quindi forse, oltre alla difficoltà nel caratterizzare i vari sistemi che abbiamo detto, l'altra grande difficoltà è quella della curse of dimensionality, cioè che il numero di parametri e di oggetti che io devo andare a vedere è estremamente elevato.
E quindi anche qua è il discorso design correlated by construction, è il desiderio ultimo della nostra ricerca. Riusciamo a sintetizzare così da essere sicuri che le proprietà che a me interessano, per esempio quella di non avere incidenti, sono verificate? Allora, i challenge sono naturalmente il modeling dell'ambiente, ma l'ambiente, da notare, include anche l'uomo stesso. Quando noi abbiamo una persona che guida, ebbene, quella persona è esterna al sistema automobile, più i suoi controlli elettronici, più il suo modulo di autonomia. E quindi dovremmo essere in grado di modellare anche le decisioni che un uomo può prendere. Per esempio, se voi immaginate che all'introduzione di autonomous o semi-autonomous driving ci saranno molte vetture che sono ancora guidate da persone, dobbiamo essere in grado in qualche modo di predire cosa fanno gli altri guidatori, perché il comportamento degli altri guidatori spesso è una variabile totalmente aleatoria. Io immagino anche voi, ma io ne ho viste di tutti i colori sulle strade della California, con persone che per esempio si tagliano le unghie, persone che leggono il giornale, persone che addirittura si tingono le unghie dei piedi mentre guidano, no? Quindi cose inenarrabili. E quindi come fai a comprendere, a dare una modellistica di questo tipo di comportamento? Eppure lo devi fare se vuoi essere in grado di dire qualcosa sul comportamento safe, cioè sicuro del tuo dispositivo. Forma specification, come faccio a usare un linguaggio matematico per descrivere, per esempio, non ha incidenti. Ecco, non ha incidenti è facile per noi dirlo, ma poi come tradurlo in una formula matematica non è così banale. Infine, come facciamo a imparare una rappresentazione del sistema? Perché imparare una rappresentazione del sistema? Perché i sottocomponenti di questo sistema sono essi stessi estremamente complessi. E quindi come faccio a imparare come si comporta questo sistema quando non sono in grado di rappresentare i sottosistemi? La scalabilità, l'abbiamo già detto, che è dovuta all'enorme spazio di stati, l'ingresso, il numero di ingressi, eccetera. E infine il problema di design for correctness o di sintesi, se vogliamo. Come dicevo, per fare tutto ciò in modo robusto, io devo tirare fuori dei principi, e questi principi a cui io mi voglio attenere. E questo si rifà alla mia convinzione che anche nell'educazione noi dobbiamo insegnare i principi, non le tecniche, ma i principi. E quindi proprio in questo settore qua, noi questi principi abbiamo difficoltà a svilupparli, e comunque ne ho visti pochi di implementazioni anche da Tesla o da Google che siano basate su principi, sono per lo più basati su esperimenti. Allora, la outline, quindi, dopo questa lunga introduzione, è come facciamo a fare la modellistica dell'ambiente, che tipo di verifica posso fare al momento attuale, non dico che questa dovrebbe essere fatta per ottenere questa assicurazione che il mio sistema funzioni, perché sappiamo tutti che simulazione, la verifica per simulazione è basata sulla bontà degli ingressi che io do al mio simulatore. E infine c'è il discorso che se io ragiono in uno spazio astratto, quale quello per esempio del digital twin o della simulazione, quanto sicuro sono che quello che io ho verificato, in effetti, quando poi andiamo, immergiamo i risultati sulla strada, questi risultati siano effettivamente validi. E infine volevo darvi una nostra idea di quali sarebbero i principi che potrei utilizzare per fare tutto ciò. Quindi andiamo alla prossima slide, che è il punto dell'ambiente, della misura dell'ambiente. E la chiave di questo è di essere sicuri che io conosca quali sono le mie assunzioni. Per esempio, se io assumo che la distanza minima tra macchina e macchina deve essere 3 metri, è diverso se io dico 10 metri. E quindi devo assolutamente determinare quali sono
registrare quali sono queste assunzioni che ho e che vanno dai parametri delle vetture al behavior delle persone che stanno nella vettura. Qui vedete la ragazza che sta testando, che sappiamo essere ormai non più i guidatori ubriachi, ma in realtà sono i guidatori che fanno testing, che sono la causa principale di incidenti. E infine quello di modellare gli agenti o gli oggetti che sono sulla strada. Questo è in ordine di difficoltà, e quindi il riconoscimento degli agenti e degli oggetti è probabilmente la parte più difficile. C'è una serie di approcci che abbiamo provato a fare, questa è una serie di lavori del nostro gruppo, tra i problemi di provvedimento e il sinistro, che di cui volevo parlare un pochino più in taglio, e come imparare i modelli del comportamento umano e a fare sviluppare un settore che è presente il comportamento umano, utilizzando una obbligatoria rispetto alle decisioni che la gente umana prende. Per cui se io mi trovo davanti a una macchina che non ha nessunissima ragione per cambiare di corsia, io rappresento questa decisione di cambiare la corsia come una variabile aleatoria. Quindi anche se non c'è nessunissima ragione per farlo, io tiro un dado e vedo se esce croce con una opportuna distribuzione, quindi sarà molto raro, ma comunque è possibile che questa macchina in fronte a me zompi di corsia. E quindi devo tener conto anche di questo tipo di comportamento. E qui veniamo a Sini. Cos'è questo linguaggio? Allora, se io voglio testare il mio sistema, devo dare una rappresentazione di quello dove il sistema agisce. Scusate, mi sembra che le mie slide siano scomparse. Mi sentite? Pronto? Sono tornate. Pronto? Tornate. Sì, sì, sì. Sono tornate. Sì, sì. Certo. Sì. Ecco, per voi, per me no, quindi allora parlo a braccio, quindi scusate perché io non le vedo, le mie slide non le vedo. Quindi aspetta, ecco, hai participants. No, io vedo sempre GC. Vabbè, come ho detto, tanto so che cosa c'è. Allora, quindi non vedo le mie slide, come ho detto, vado a braccia, vediamo se ci riesco. Ma come mai? Cioè, vabbè. Il punto fondamentale che volevo dirvi è che quando io descrivo gli ingressi alla mia sistema che voglio verificare, potrei descriverli per esempio con immagini, con pixel, e questo sicuramente non è la cosa migliore da fare. Quello che io vorrei fare è descrivere quello che succede intorno al sistema nel modo più, come dire, conveniente per la persona che sta tentando di fare questa analisi. La nostra decisione è quella di usare un linguaggio che è imperativo, object oriented naturalmente, probabilistico, ma vedremo poi perché abbiamo deciso questo. E domain specific, nel senso che se noi dobbiamo verificare, che ne so, l'andamento di un aeroplano, userò delle primitive diverse che se devo vedere come funziona una squadra di calcio e immagino di avere una squadra reale con una squadra di robot. Quindi è un metodo per facilitare l'uso di simulazione per valutare se il mio sistema funziona o meno. Quindi, vediamo un po' come questo linguaggio è strutturato. La prima cosa è probabilistico, come dicevo, e quindi ha l'abilità di generare valori at random da una distribuzione che viene utilizzata come ingresso al linguaggio stesso. E oltretutto l'abilità di condizionare il valore delle variabili attraverso osservazioni. Quindi questa distribuzione può variare nel tempo a seconda di quello che io osservo. Che cos'è che lo fa differente questo tipo di linguaggio che abbiamo sviluppato da
probabilistic programming languages, è che non ancora supportiamo inferenza. Però quello che noi vogliamo sviluppare è proprio quale tipo di inferenza sarebbe utile inserire in questo linguaggio. Allora, la sintattica, la sintassi di questo linguaggio. Beh, prima di tutto dobbiamo andare ai data types. Allora, i data types sono booleani, scalari, vettori, ma anche delle cose che sono prettamente relative alla guida autonoma, che quindi dove sono diretto, headings, sto andando nord, est, ovest, sud, vector fields, cioè qual è la velocità a cui mi muovo, e le regioni in cui la mia automobile si muove. Devo dare anche le distribuzioni. Ora, quelle che sono inserite nella definizione di linguaggio al momento attuale sono uniforme con continuo o discreto, normale, troncata normale e discreta con appropriati pezzi. Quindi immaginate che ci sia una libreria di distribuzione, per cui se voi volete mettere la Poisson piuttosto che l'Erlanger o quello che volete, la potete aggiungere nella libreria e utilizzare questa distribuzione quando farete le verifiche. Gli oggetti anche qui sono collegati al particolare dominio, quindi saranno macchine, motocicletta, bicicletta, pedone. Traffic cone sono quelli che diciamo così delimitano le corsie nel caso che ci siano lavori in corso o un incidente. Trash, cioè quindi porcherie che sono buttate sulla strada e così via. Le proprietà che si possono esprimere con questo linguaggio sono la posizione, la distanza, il modo in cui si sta dirigendo la macchina, l'angolo di vista, cioè quello che la mia telecamera può inquadrare, la larghezza, la lunghezza, il colore, per esempio il colore della vettura, la velocità, il comportamento e così via. E queste sono tutte proprietà che io posso associare a quello che voglio verificare. Questo è un esempio di una macchina che, come vedete, è barely parked perché ha una ruota fuori dalle strisce. Noi utilizziamo come simulatore il Carla, che è uno dei simulatori più utilizzati che ha anche una parte grafica e che quindi è molto facile da usare in questo dominio. E le variabili che ci interessano in questo caso sono la macchina, il curve, il marciapiede e la direzione della strada. Le macchine sono la ego, cioè la macchina che sto guidando, che sto testando per vedere se l'algoritmo di controllo va bene o meno. Lo spot è dove la mia attenzione si punta, quindi è sulla parte visibile del marciapiede. Bad angle è l'angolo con cui la macchina parcheggiata è posizionata. Qui è dove arriva il discorso del probabilistico, perché noi diciamo che l'angolo in cui è parcheggiata la macchina è uniforme tra meno 1 e 1 con un range di 10-20 gradi. E quindi quando andremo a generare una scena particolare, io prenderò una variabile con la distribuzione che ho dato lì. La definizione della park car è una macchina che ha la sinistra dello spot, che quindi è il marciapiede, di circa 0,5 metri, che si affaccia verso la strada con la variabile bad angle che abbiamo visto prima, relativa alla direzione della strada. Quello che io richiedo, che dico che quindi sarebbe la soluzione, come dire, il safe behavior della macchina, è che la distanza rispetto alla macchina parcheggiata sia meno di 20. Allora, la macchina è rappresentata da un punto sulla strada dove si trova, della direzione in cui questa macchina si muove, dal colore e dal modello. Allora voi dite, ma come mai il colore e il modello contano? E contano un sacco, perché spesso abbiamo visto che i problemi con il modello di percezione si associano al colore e a volte anche col modello della macchina. Cioè, se c'è una macchina di un modello mai visto prima,
l'algoritmo di percezione ha problemi a riconoscere che quello che vedo è in effetti una macchina. Quindi io devo essere in grado di descrivere tutti i modelli che io conosco della macchina che si potrebbe trovare di fronte a me. Ecco, quindi queste vedete le varie possibilità che vengono generate dal probabilistic language. Quindi questo è una macchina, scusate, questa è un'altra macchina, un altro modello e un altro modello ancora, tutti con angoli diversi. Allora, questo che vi ho fatto vedere, queste immagini che vi ho fatto vedere, sono quello che fa il Scenic. Una volta che gli avete dato questa descrizione, lui genera automaticamente, secondo le distribuzioni che vi ho detto, per poi prendere queste informazioni, infilarle nel simulatore e vedere come funziona l'algoritmo di controllo. Quindi questa è una distribuzione sulle scene, una scena in particolare, metto alle 7:14 mattina con sunny weather, la macchina è posizionata in queste coordinate con quest'angolo, io mi sto dirigendo secondo 250.641 gradi e la macchina parcheggiata è una Patriot con un colore 186, che vuol dire un colore uniforme, perché come sapete sono le macchine che hanno colori combinati, composti, in posizione XY, che ha la sua direzione indicata con 297.434. E quindi una scena, che è la condizione iniziale per la mia simulazione, consiste in un insieme di oggetti. In questo caso la macchina parcheggiata è la macchina che sta guidando. Le feature semantiche, cioè il significato della scena, e quindi ho la posizione, dove sono diretto, colore, modello, eccetera, è una funzione, questo è importante, che mappa ogni oggetto, quindi ogni feature semantica dell'oggetto, a valori concreti. Cosa sono i valori concreti? Sono dei numeri particolari che vengono inseriti nel simulatore. Ecco, questo è un esempietto che volevo farvi vedere. Vedete la macchina che arriva, ecco, vede, questo entra, quindi si deve fermare, rallentare e poi gira. Ecco, tutto questo è il risultato della simulazione in cui la mia scena iniziale era quella macchina che era parcheggiata un po' a Svizzera e che tutto all'improvviso è venuta, mi ha tagliato la strada. In questo caso il controllore ha fatto la cosa giusta, si è fermato prima di avere un incidente. E quindi possiamo dire che la correzione, l'algoritmo ha funzionato. Che applicazioni possiamo fare di questo tipo di linguaggio? Beh, una è la generazione, come abbiamo detto, dei dati, in modo che siano più controllabili, ma anche più interpretabili, perché sono le immagini che qualsiasi umano è in grado di capire. Di migliorare le performance della simulazione in modo significativo, e anche di generare degli scenari che in realtà sono molto rari da osservare e che quindi hanno un valore molto elevato rispetto al fatto di far guidare una macchina e di verificare che questa macchina che guida per le strade non abbia incidenti, perché può essere che questa macchina non incontri questi casi rari, ma che poi tutto all'improvviso questo caso raro lo incontra e avete l'incidente. Non solo, ma anche ho la possibilità di debug gli errori della macchina stessa, perché io posso sistematicamente variare gli scenari, per esempio facendo un sampling della distribuzione opportuna in modo tale che mi dia tutte le leve per poter migliorare il mio algoritmo. Ups. Allora. Veniamo alla simulation based verification. Quindi abbiamo visto come generare questi ingressi per la simulazione. Quindi io quello che partirò è con la system level specification, di solito è una funzione che ha una logica temporale associata, e la prima cosa che devo fare per verificare al meglio con la simulazione è di trasformare una specifica logica in una funzione costo. E voi vi chiederete perché vuoi fare ciò? Ebbene, perché io posso tentare di generare le mie
immagine, mie scene, in modo tale da massimizzare l'informazione che ho dalla simulazione stessa. E quindi, per esempio, dal costrutto logico che mi dice sempre tra il tempo 0 e il tempo t, la distanza tra il veicolo e l'ostacolo deve essere maggiore di delta, trasformo questo nel dire, nel minimizzare la funzione infimum tra 0 e tau della distanza veicolo-ostacolo meno delta, che è la costante che ho dato, che mi dà il bound di confidenza. Quindi la falsificazione, io vedo la verifica come un problema di ottimizzazione. Quindi il mio goal è quello di fare in modo che questa constraint non sia verificata. Quindi voglio generare immagini per dimostrare che il mio algoritmo è stupido. E quindi vediamo un po' se riesco a fare questo. Naturalmente, per fare in modo che questo sia scalabile, devo lavorare il più possibile in spazi astratti. Ed è per quello che io utilizzo il programma Scenic, perché lavoro nello spazio delle semantic features e non nello spazio della descrizione a basso livello. Quindi abbiamo sviluppato un sistema che si chiama VerifAI, che è un toolkit per il progetto e l'analisi di sistemi basati su machine learning e artificial intelligence, che prende come ingresso il sistema, l'environment e le specifiche, e l'environment naturalmente, siccome noi vogliamo fare il più possibile col calcolatore, sarà un programma Scenic. Questo programma Scenic lavora nello spazio semantico delle features, quindi quelle che abbiamo detto, il colore, la posizione, eccetera, eccetera. Da qui do questa informazione a un algoritmo di ricerca che trova il punto, la specifica immagine che io voglio poi processare, che poi verrà data come input al simulatore, il quale mi ritorna a un monitor che vede se il simulatore genera delle situazioni di errore, che quindi se è così mi va a finire nell'analisi dell'errore stesso, oppure se invece non c'è errore, vado di nuovo nel search e genererò un altro initial condition tramite sempre il Scenic verso il simulatore. Quindi questo posso usare come verification debugging, ma nel caso dell'analisi dell'errore potrei anche ottenere degli algoritmi di sintesi parametrica, per esempio quello di dare impasto al machine learning dei counter example e di dire guarda, questo è un counter esempio, imparalo e vedi di non ripetere più questo errore. Ecco, questo è una navigazione intorno a uno scenario di incidente. Qui vedete c'è una macchina in pan, quella verde che vedete qui a destra, e ci sono dei coni che sono stati inseriti per far vedere alla macchina che c'è stato questo incidente, questa macchina è ferma. E il corretto behavior di questa macchina è quella di cambiare lane e girargli in giro senza colpire niente. Quindi l'ego car è quella rossa, la broken car è quella verde, i coni sono quelli che stanno in mezzo, che segnalano la presenza di questo ambiente. Questo che vedete, che ho fatto appena saltare fuori, è quello che vede la macchina rossa, vede una macchina verde con questi coni per terra. E quindi l'algoritmo è questo qua, cioè quindi l'unkeeping sto sulla mia corsia, fin tanto che la distanza è minore di 15 metri, 15 piedi, quello che volete, e se è minore di 15 vado nella parte di controllo che mi fa cambiare la corsia e quindi comunico che ho cambiato corsia e continuerò a guidare su quella corsia. Quindi questo è la descrizione in
di questo scenario, e quindi vedete che c'è un macchina che è questo block site, c'è lo spot 1 che è questo qua, poi c'è il cono 1, l'espressione del cono, dove sta e come è messo, e così tutti, vedete, puntini, sono la descrizione di tutti e tre i coni. E quindi la ultima informazione che do per creazione della scenario è quello di dove è piazzata la macchina, piazzata davanti ai coni con quest'angolo. E questo è appunto l'inizio. Scene per girare le scene iniziali. Questa è una, questa è l'altra, un'altra diversa, un viso diverso, e questa è un'altra. Anche la distanza tra i coni e la macchina. Allora, questa è la risoluzione della minanza, cambia così e va. Quindi questo va bene, aumento la velocità, continua a andare bene, cambio il colore, continua a andare bene, cambio il colore ancora e continua ad andare bene, ma se è arancione, vedete che ho tirato giù un cono, il che vuol dire che ho cambiato lane troppo tardi, tant'è vero che in alcuni casi sono andato a sbattere contro. Ecco, quindi io ho generato delle situazioni, dei controesempi che mi dicono che cosa è successo. Qui addirittura ci vado a sbattere contro. Notate che la situazione peggiore è quando il colore è arancione. Ma come mai? Perché i coni sono oggetti a strisce bianco e arancione. E quindi la vettura che arrivava, il modulo di percezione, non è stato in grado di capire qual era la differenza tra i coni, la presenza dei coni, e qual era la differenza tra i coni e la macchina stessa. E quindi anche qua l'errore è stato poi trovato, qual era il problema, e quindi la V minore di 15 viola le assunzioni del controllore, e quindi non ha saputo cosa fare ed è andato a sbattere. Quindi la cosa che posso fare è di ritrainare il modulo di percezione raccogliendo questi controesempi e dando l'impasto all'algoritmo di intelligenza artificiale. Bene, questo è il modo in cui funziona. Voi mi dite, hai provato qualcosa? Sei in grado di dire che questo tipo di algoritmo non ha mai incidenti? La risposta è no. Però do un modo sistematico per esaminare lo spazio degli scenari tentando di falsificare le assunzioni che vengono prese dal controllore. E quindi vado a pescare in tutta la distribuzione dei possibili scenari quelle che possono far andare male la macchina. Il problema è, benissimo, adesso tu mi hai detto che la mia macchina non funziona bene perché va a sbattere. Allora, ma è proprio vero che va a sbattere? Allora, vediamo un po' che cosa riesco a dire. Se ho una violazione di sicurezza in simulazione, è vero anche nel mondo reale e viceversa. Posso usare delle simulazioni formalmente guidate per progettare del real world test? Da notare che al momento attuale, per la legislazione della California, per esempio, non puoi dire io ho verificato con la simulazione, non te l'accetteranno mai. Devi fare dei test su strada. Ma il test su strada, abbiamo detto prima, può essere che non vadano a vedere delle situazioni che pure esistono, ma che sono rare. Nel caso che io usi questo tipo di analisi che vi ho fatto vedere prima, può essere molto utile per dire, per creare quel tipo di test sulla strada che ha le caratteristiche che io ho individuato nella simulazione. Questo è stato fatto, cioè uno dei miei studenti insieme a un altro gruppo di persone della IEEE, cioè l'IEEE è l'Automobile Club locale della California, che ha una stazione di test per gli algoritmi, per le macchine autonome. E questo si chiama Gomentum Station. Ecco qua, quindi questo è lo schema. Voi avete un modello, avete Scenic che genera le varie condizioni, avete delle safety matrix che date al programma, c'è una rappresentazione della logica che voi volete verificare e si tenta di falsificare questa proprietà. Quindi questo esce fuori test cases, selezioniamo questi test cases, li diamo alle persone che stanno facendo i test sull'attuale track
E quindi eseguiamo questi test, vediamo il risultato di questi test e potremmo accettare o meno l'algoritmo potremmo o meno cambiare l'algoritmo stesso. Quindi questo vi faccio vedere un po' come è stato fatto proprio il test vero e proprio. C'è, in realtà c'è un pedone che cammina, ma in realtà è un robot, perché vedremo che in alcuni casi l'algoritmo che ci era stato dato da verificare, non vi dirò di quale casa automobilistica, stende il pedone, quindi vediamo un attimo come esce, no? Quindi questa è una Lincoln MK0 che gira un particolare algoritmo. Questo è un pedestrian, vedete, che attraversa la strada qui, e noi vogliamo che questa macchina che gira, che ha questa traiettoria, non tiri sotto il suddetto pedestrian. Questa è la descrizione dello scenario che do, delle condizioni iniziali, quindi a questo punto è dove sta il pedestrian, e le caratteristiche che mi danno la possibilità di simulare il sistema. Sì, ecco, allora dicevo di queste, ecco appunto, questo è il quadro completo delle simulazioni. Quelli che vedete con i punti più chiari sono quelli che sono robustly safe, quindi qui l'incidente è sicuramente stato evitato. Gli M2 sono i cosiddetti marginally safe, è quasi è andato a sbattere, ma non, e l'F2 è proprio andato a sbattere sul pedone. Quindi questa è una volta scoperti i 7 casi dove c'è un problema, siamo andati a verificare sulla strada col robot che vedete qua, questo non è un uomo vero naturalmente, e la macchina che è stata strumentata. Ecco la macchina che arriva, pedone attraversa, la macchina se ne accorge, si ferma, però pedone si impaurisce e esita e si ferma, e la macchina lo travolge. Ecco, lì vedete i nostri due studenti a sinistra che hanno effettuato il test. Quindi effettivamente quello che abbiamo visto in simulazione si è verificato anche in realtà. Quindi l'Apollo 3.5, che è questo insieme di algoritmi di percezione e di guida autonoma, ha perso traccia del pedone diverse volte, quindi questo è stato il risultato della simulazione, che poi in realtà si è verificato anche nel test vero e proprio. Quindi anche questo noi dobbiamo tener conto, perché se la nostra simulazione dà dei risultati che non sono affidabili, non serve a niente, perché poi uno va sulla strada e si accorge che tutto quello che aveva fatto non serve. Ecco, queste sono le traiettorie vere e quelle simulate, le traiettorie vere simulate a quelle del pedone, e c'è una grossa, come dire, concordanza. In sommario, quindi queste sono le conclusioni, quali principi mi sento di dare per questo tipo di sistemi in cui voglio verificare AI? Quindi il core principle della misura, diciamo così, della modellistica dell'ambiente deve essere data driven, perché è troppo complesso, altrimenti deve essere introspective, nel senso che si deve inserire anche quello che succede all'interno della macchina, tipo il guidatore umano, e ritengo che la modellistica di tipo probabilistico sia essenziale per avere una distribuzione di possibili casi e andare a verificare proprio delle situazioni particolari. Le specifiche, senz'altro partire da system level specification, come facciamo nella progettazione di sistemi complessi meccanici o elettrici o di circuiti integrati, e discendere verso le specifiche dei componenti. Possibilmente ottenute queste specifiche dei componenti in modo automatico dalle system level specification. Per imparare, diciamo così, per riuscire a modellare i sistemi, noi utilizziamo l'astrazione e la rappresentazione semantica al posto della rappresentazione, per esempio, per pixel, e le spiegazioni, no? Explainable AI, cioè noi non solo vogliamo come dire, testare il mio sistema, ma se va a sbattere voglio capire perché. E nel caso che ho fatto vedere, io sono in grado di dare precisamente le traiettorie, che cosa è successo e dove è successo.
E infine la training, testing e verification si basa su un'analisi composizionale e sempre questo discorso della semantica. E quindi tutto quello su cui noi ci basiamo per analizzare questi algoritmi basati su inferenze statistiche è quello di utilizzare al massimo il significato delle immagini. Per il caso della design for correctness è un qualcosa che non abbiamo avuto tempo di toccare, ma noi pensiamo che Oracle Guided Inductive Synthesis sia una tecnica che dà dei risultati interessanti. La mio punto di vista è che in realtà dovremmo dare quello che io chiamo runtime assurance, e quindi l'assicurazione mentre guido. Quindi se c'è qualcosa che l'algoritmo non riesce a fare, allora devo fall back in una qualcosa di deterministico che non mi fa andare a sbattere. Quindi posso usare model predictive control, altri algoritmi di controllo ottimo che io riesco a fare per un limitato periodo di tempo su una finestra temporale, quindi limitata, ma che mi possono garantire che io non vado a sbattere. E quindi quando l'algoritmo basato sull'intelligenza artificiale si trova alle strette e quindi non sa cosa fare, devo essere in grado di andare verso un algoritmo meno efficiente, molto più complesso magari, ma sul breve termine, e che quindi sia eseguibile. Ecco, con questo io ho finito e mi aspetto domande da voi. Eccoci qua. Vediamo, ci sono... Fabrizio, volevi fare... No. Sì, non volevo... beh, innanzitutto grazie, veramente estremamente interessante, mi piace questa... poi vabbè, l'approccio probabilistico per me è quello giusto. Grazie. Avevo due domande. Allora, la prima è, mi sembra che questo approccio possa essere esteso non solo al caso della guida autonoma, ma ad esempio... Certo. Alla, non lo so, io adesso penso ai lavori che sto facendo per esempio in aerospazio o in agricoltura, cose simili, cioè lo stesso identico approccio può essere usato, e questa è una cosa molto interessante perché ci sono simulatori che permettono di creare immagini simili anche per lo spazio, la cosa penso proprio di sì, cioè no, anzi sono sicuro per il per lo spazio ci sono, anche per esempio la Boeing ha dei simulatori di quel tipo. Se poi ti ricordi il famoso Flight Simulator, no? Il giochetto. Esatto, che... è proprio quello. Quello è... Però devi avere l'ingresso giusto, no? Cioè, quindi le condizioni ambientali vengono fatte con questo approccio che ho fatto vedere, no? Quindi questo approccio si siede su un simulatore opportuno, non è lui stesso il simulatore. È quello che genera gli ingressi per il simulatore. Sì. Sì, da praticamente impasto cosa deve generare il simulatore. Bravo, qui, esatto. L'ambiente, ed è carino perché su quello ci metti poi la funzione di probabilità e vai a cercare lì sopra. Esatto. La seconda domanda è che è, diciamo, la parte di verifica, non la parte più di design, in realtà non è limitata a verificare solo algoritmi di AI, ma può essere qualsiasi algoritmo di guida, ad esempio MPC, che, perché comunque se io voglio testare in real time un MPC che ho progettato, naturalmente facendo tutta una serie di assunzioni, una serie di cose, una cosa di questo genere può essere molto utile. Però è molto più facile se tu mi dai un MPC, perché io al limite non c'ho neanche bisogno di... Cioè gli ingressi sì, li posso generare, no? Ma sì, poi tutto il resto è molto più facile, perché ho un modello dell'MPC. Ho un modello dell'MPC, sì. Invece qua praticamente dai in pasto alla rete quello che vuoi tu. Esatto. Bello, molto interessante. Molto... Proprio così. Grazie. Grazie a te. Vedo che ci sono già due prenotazioni, vado in ordine, vedo Giacomo Gentile. Prego. Ciao, Giacomo.
Sì, ciao Alberto, veramente ho ricevuto questo invito, non potevo mancare, è davvero fantastica presentazione. Come sai, ci stiamo occupando di questo tema con EASA e stiamo lavorando per la prima certificazione di algoritmi di machine learning per sistemi avionici. Però, diciamo, avendo passato tanti anni in automotive, seguo l'automotive continuamente, e quindi la domanda, l'MSDL dai ragazzi di Fortellix, a tuo giudizio, va nella direzione di quello che tu hai presentato? O hanno un gap? Perché sai che Fortellix sta sviluppando questo ambiente che adesso sta diventando una normativa per l'Open Scenario 2.0. Questo volevo un tuo giudizio di come è messo Sanjit Sesha credo che sia nel gruppo che dà le specifiche, quindi direi che siamo collegati bene con Ok, fantastico, qualunque andata. ottimo. Questo perché, diciamo, avevo questa impressione dalla tua talk, ma volevo un tuo giudizio personale, no? Quindi stanno marciando nella giusta direzione, secondo te, Adesso con questo giusta, qui. cioè, noi stiamo dando degli input, mettiamola così. Cioè, No. non mi Ok, no, arrogo perché il potere di dire quello che dico io, va bene. giustamente. Ecco, e invece c'è un passaggio che all'inizio della presentazione hai fatto e non l'ho ritrovato cioè, fammi capire, ma è vero che, perché dall'automotive sento che loro vogliono raccogliere dati dal campo per poter alimentare la conoscenza che esprimi nel linguaggio dell'open scenario o del vostro scenic, no? Vedono questo loop continuo, no? È sensata questa cosa? Cioè, io so che stanno strumentando tutte le strade per cercare di prendere i dati e avere conferme che quelle specifiche nel linguaggio siano corrette. Ma sì, cioè, ci sono due o tre livelli, no? Il primo è quello che se tu hai qualsiasi modello lo devi fare il tuning, no? Cioè devi vedere se il modello è, come dire, rispecchia la verità, no? Quindi per forza devi raccogliere informazioni e poi andare a vedere io questo che ho visto, cioè questo che ho visto in simulazione è effettivamente vero, no? E questo lo puoi vedere solo confrontando, no? E quindi questa raccolta di dati negli scenari reali sicuramente aiuta, per quello che Tesla è molto più avanti degli altri, perché ha talmente tanti dati sulle guide reali che puoi distillare molta più informazione. Quello che io ritengo è che spesso la gente va di brute force, no? Cioè che non va Certo. bene. E quindi quello che noi tentiamo di fare è di andare con una certa, come dire, metodo, con un certo metodo. Adesso poi te la butto lì, un'ultima mia pensata è quella di girare, no? Perché questo mi date un algoritmo e io verifico, no? E vedo se funziona o meno, poi ti ridò indietro un'informazione. Ma facciamo il contrario. Io prendo un particolare algoritmo e mi chiedo qual è l'insieme di scenari per cui sono in grado di dire che questo algoritmo funziona sempre. Al posto di generare, allora a quel punto lì cos'è che faccio? Tutti quegli scenari che verificano l'assunzione per cui l'algoritmo funziona, uso quell'algoritmo là. Quando sforo, uso queste che dicevo, il runtime assurance, no? Quindi questo è un altro, cioè ancora non ho risultati, ma questa è la pensata, la Un'altra teoria. idea. Ecco, tu pensi che si possano costruire ambienti AI o diciamo autonomous friendly? È possibile ridurre il rischio allestendo, diciamo, l'environment come diciamo detto volgarmente, una casa per ciechi è costruita in un modo perché sia friendly, no? Insieme a Pinto stiamo ragionando su questo discorso, no? Perché ci deve essere un architetto di AI, no? Cioè, per cercare di gestire la situazione. Ha senso questa cosa o Ma come secondo la me vedi? è un problema mal posto, perché nel momento in cui tu arrivi con delle architetture, no? Per esempio, che ne so, prendi SpeedNet o qualcuna di queste, AlexNet e così via, ma hanno un miliardo di parametri, eh? E quindi tu quando vai a fare il learning di questa rete devi risolvere un problema di ottimizzazione con un miliardo di parametri. E
È per quello che poi usi questi gradient method, che in realtà è un passo di ottimizzazione, non ti puoi permettere di più, è feed forward e poi vabbè, evviva, speriamo in bene, no? E quindi il fatto della dimensionalità della funzione di approssimazione è un qualcosa che mi fa dire user friendly è una grossa parola, cioè è sempre una scatola nera, proprio perché non sai cosa succede dentro. Allora, quando io parlo di explainable AI, quelle storie lì, se tu mi vieni con un miliardo di parametri, dico non te riuscirò mai a spiegare. Invece, se ci metto una scatola in giro, non a lui in quanto tale, in quanto intelligenza artificiale, ma come sistema completo, allora sì, ragiono nello spazio in cui io mi aspetto delle risposte, ecco. Grazie. Un po' questo discorso che ho fatto durante la presentazione, quindi io non mi muovo nello spazio della rete neurale, mi muovo nello spazio del sistema e quindi su dimensioni, colori, cose così. Grazie. Bene, vedo che c'è Matteo Sonza Reorda per una domanda che tra l'altro saluto volentieri perché è un po' che... non lo vedo. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Ovviamente inizio anch'io ringraziando Alberto per la bellissima presentazione. Se ho capito bene, questo è un metodo che chiaramente va nella direzione di permettere la validazione e la valutazione degli algoritmi di AI che possono permettere di abilitare la guida autonoma. Poi questi algoritmi chiaramente andranno mappati su un hardware composto da sensori, radar, LiDAR, GPU, eccetera, eccetera, sul quale girerà codice applicativo, sistemi operativi, eccetera, eccetera. Ecco, pensi che questo poi ambiente possa, almeno in prospettiva, anche permettere una validazione di ciò che succede in presenza di bachi, guasti e quant'altro ci possiamo aggiungere? Perché quello è l'altro... Visto che ho tirato sui pollici, perché questa è proprio una delle cose che vogliamo andare a vedere, cioè quanto funzionano i sensori, per esempio, no? Perché sai che ogni tanto i sensori sballano, no? E quindi se prendi decisioni basate su sensori è un bel casino. E quindi questo tipo di analisi la possiamo fare assumendo che il sensore A è rotto, ma allora tu prendi l'informazione del sensore B e C, riesci a evitare di fare degli errori grossi, no? Quindi sì, perché il nostro approccio è quello di dire voglio guardare al sistema, non al componente, no? E quindi siccome tutte le simulazioni e le analisi faccio a livello di sistema, io poi posso andare poi a carotare dentro nella simulazione che mi ha dato errore perché è andata a sbattere e quindi faccio il cammino all'indietro, no? E che pensi che questo possa prima o poi venire anche preso in conto dai vari standard di, ad esempio, per functional safety, che in questo momento sono un pochino più rigidi, ecco, rispetto a questi approcci. Sì, il concetto è questo, che io posso prendere i sottocomponenti e essere in grado di dire questi qui non si rompono mai, ben venga. Se invece ho una probabilità che si rompano, allora sfrutti la ridondanza e ben venga anche quella. Se poi vuoi invece fare la diagnostica, sì, c'è la ridondanza, non sono andato a sbattere, però c'è qualcosa che non funziona. Certo. E che cos'è che non funziona? Cos'è che è entrato in ballo, no? Siccome appunto il mio assunto principale è quello di guardare al sistema e non ai sottocomponenti, sono anche in grado poi dopo di carotare e andare a vedere che cosa succede dentro, perché io mi baso sull'esterno, sulla periferia esterna. Certo, ottimo, grazie. Speriamo allora di poter andare in quella direzione presto. Grazie. Grazie. Ciao Matteo. Vediamo, ci sono altre domande? Adesso qua non vedo. Barbara Masini. Ecco, prego. Salve, buonasera. Intanto anch'io grazie mille per la presentazione chiarissima e veramente molto interessante. Io mi chiedevo questo, era più che altro una curiosità, proprio nell'ottica di considerare il sistema e quindi non il singolo componente. Avete mai pensato di considerare, oltre alle informazioni che provengono dai singoli sensori,
anche le informazioni che potrebbero provenire in futuro dai sistemi di comunicazione e che potrebbero essere in disaccordo con quella che è del sensore, ad esempio. In questo caso, come si possono considerare, integrare le varie cose? Sì, sì, ma infatti, cioè, il concetto di sensore è tra virgolette, no? Perché il sensore è qualsiasi cosa che mi dà informazione sul mio ambiente, io quello chiamo sensore, no? Quindi se io questa informazione la ricevo da una comunicazione, cioè un altro veicolo che mi dice guarda che se tu giri a destra c'è un baratro, no? Quindi occhio, quello per me è un sensore, no? Che mi dà le condizioni, eccetera, eccetera. E il fatto che questo sensore sia in disaccordo con altri è quello che succede quando per esempio anche all'interno della macchina se ne rompe uno. Allora quindi bisogna andare a vedere in che senso c'è un disaccordo, no? E chi è in disaccordo con chi. Come sapete, no? Cioè quando, per esempio, tutti i sistemi dello spazio hanno triplice ridondanza con voting. Quindi se due dicono è successo A e uno dice è successo B, dici B è rotto e i due che dicono A sono giusti, no? Allora, non è foolproof, no? Perché puoi sempre inventarti. Però è un algoritmo che, su cui ti puoi basare. Io quello che preferisco è che se c'è un disaccordo uso bene i voti, ma immediatamente dopo faccio un'analisi, per cui voglio capire, voglio vederci meglio, quindi faccio un carotaggio sui sensori uno per uno, gli do un testing proprio del componente a vedere ma tu funzioni, e quindi magari trovo che B era quello giusto e 2A no. Vabbè, ecco. Ma è come dico, torno a ripetere, tutto ciò che mi dà informazione sull'ambiente per me è un sensore. Grazie. Ok, vediamo. Lucano, tu vedi domande da... Sì, no, c'è una domanda io, una curiosità. L'ho preso in pieno allora. Allora, ovviamente complimenti per la bellissima presentazione, molto chiara ed esaustiva. Io ho una curiosità che è nata un po' anche dalla risposta data dalla mia collega precedente, cioè quando lei appunto ha riferito sulla possibilità di ricevere informazioni da altri veicoli su uno stato dell'ambiente che al momento il veicolo attuale non è in grado di vedere, per esempio, no? Perché, ecco, quindi questo significa che potrebbe esserci la possibilità di generare fondamentalmente una rete di veicoli che si trasmettono le varie informazioni. Ecco, quello che mi domandavo io è se ritiene che sia possibile implementare quel sistema, visto anche un po' il discorso legato un po' forse anche ai, diciamo, produttori, nel senso se magari a livello di produttore vengono implementati anche diverse tipologie di algoritmi o sistemi che si occuperanno di fornire o diciamo dotare questi veicoli di guida autonoma, o ci sarà la possibilità di realizzare un sistema condiviso, cioè non dico open source ma quasi condiviso, in cui quindi tutti condividono tutto, che sia qualunque sia la casa automobilistica che fornisce il sistema o il veicolo. Ma sì, cioè, cosa pensa in quest'ottica? No, ecco, proprio esistono degli accordi in questo senso. Quello che io ritengo che non succederà mai è di dare delle informazioni sul funzionamento stesso del veicolo, perché ha implicazioni legali. Invece, se io dico guarda che io sto vedendo questo e quest'altro, no? E quindi utilizzo il veicolo che mi sta davanti come un sensore, mo ce l'ho, e quindi ho più occhi, quello non c'è un problema. Ma se mi viene fuori che quello davanti ha avuto un incidente, che quindi, che ne so, c'è una finestra aperta sul perché questo incidente è successo, ecco, questo sono sicuro che né gli assicuratori né l'owner del veicolo te lo vogliono dare. Ok. Quindi fin tanto che va tutto bene, questo sharing è possibile, anzi è desiderabile, no? E infatti il concetto di connected vehicle quello è. Sì. Tra macchine dello stesso produttore è già in azione, cioè la General Motors ce l'aveva. Sì, no, quello è. No, sì. Mi domandava soltanto un aspetto legato probabilmente appunto dalla mia mancanza di conoscenza dell'ambito, sul fatto che magari utilizzando diverse tipologie di possibili tipologie di algoritmi,
possono anche le informazioni essere trattate in maniera diversa e quindi, fra virgolette, come fossero dei dati che hanno un linguaggio differente. Quindi anche lo sharing dell'informazione possa eventualmente essere problematica se non usa tutto lo stesso formalismo. Sì, ma no, non credo che secondo me è possibile arrivare in tempo relativamente breve a dare un formalismo che mi racconta cosa vedo, no? Perché in fin della fiera quello è. Quindi, e qui c'è tutta una discussione su come devono essere trasmessi i dati, no? Perché adesso c'è la grande interesse di avere edge intelligence, no? Sì. Che vuol dire di mettere l'intelligenza sui dispositivi alla periferia, no? Tipo IoT rispetto al cloud, eccetera. Esatto. In questo caso, quindi, i sensori, tra virgolette, della macchina A danno delle informazioni che comunque vengono, come dire, filtrate, elaborate, e quindi l'informazione che si dà, c'è un buco o non c'è un buco, ecco, tipo, no? Oppure c'è ghiaccio o non c'è ghiaccio. E quindi a livello semantico, eccola, quindi anche qui c'è questo discorso di riuscire a dare informazioni che non sono puntuali, tipo il pixel in alto, a destra, a sinistra, è giallo piuttosto che verde, perché non mi dice niente, poi dopo devo fare una lavorazione mostruosa. Se invece mi dice, occhio che c'è un buco nero, ok, questo buco mi piace, no? Ecco, questo è un po' il discorso, no? Sì, poi lì si può aprire appunto, quindi di fatto è come dire, da non passare direttamente il raw data, ma dare, fornire magari una preelaborazione o quantomeno che sia formalmente, diciamo, formalmente equivalente per tutti, ecco, in modo che il dato si abbia la stessa interpretazione. Sì, io quelle che io ho chiamato nel talk semantic features, no? Sì, esatto. Allora, quelle lì sono molto più difficili, sono molto più facili da descrivere, quindi, anche perché sono di meno, no? Sono a livello di estrazione più elevato. Okay. Grazie mille, allora. Grazie della domanda. Ci sono altre domande? Guarda, io sono sempre Giacomo, una curiosità ancora, Alberto, cioè il SOTIF, che cioè la ISO 26262 non copre gli discorsi che abbiamo fatto stasera. Col SOTIF ci stanno provando, secondo te stanno marciando bene o hanno da scalare parecchio per arrivare a creare il framework legale in cui queste nostre discussioni possano poi portare ad andare in produzione? O non ci siamo? C'è tutto un discorso di framework legale, anche perché ciascuno stato degli Stati Uniti ha il suo framework diverso, no? Quindi per arrivare effettivamente a una guida autonoma, perché sennò tu ogni volta che cambi stato dovresti cambiare algoritmo o cambiare metodo di testing, che sarebbe un caos pazzesco. Quindi secondo me nel momento in cui autonomous driving, o anche a livello 4, diciamo così, e non a livello 5, perché prima che arriviamo al 5 ce ne vuole, ma a livello 4 sicuramente un'uniformità di criteri secondo cui è concesso a una macchina di guidare sulla strada dovrà essere fatto, e questo criterio non può essere diverso negli Stati Uniti, per esempio, da stato a stato, così come in Europa. Cioè, se io ho una macchina a guida autonoma, non è che se vado in Francia o in Italia devo cambiare gli algoritmi, non ha senso. E quindi deve essere per forza uniformato, se no non ci sono le economie che ci stanno dietro. Quindi. Ma gli effort lì sono tali per cui ci arriviamo, oppure perché ho l'impressione quando ci sono i soldi che circolano, se tu vai a vedere gli investimenti che hanno fatto tutti quanti sull'autonomous driving, c'è un forte interesse, quindi prima o poi questi standard escono fuori. Il problema è sempre quello di garantire, no? Cioè, ma noi sappiamo se questo standard viene verificato, siamo sicuri che la macchina non sbatte, o che è safe abbastanza? Quindi questo qua è un po' la domanda chiave, anche per quello che non avanzano troppo, perché non hai mai quel fatto di dire, oh mio Dio, ci ho imbroccato, no, ecco. Ma infatti anche l'avionica si sta andando in quello che tu hai chiamato l'augmented intelligence, assolutamente. Sono stati molto più prudenti. Sì, ma poi sull'avionica è molto più facile. Certo.
E poi gli aerei sempre quelli là, cioè Airbus, Boeing, finito lì. Marcello, sei muto. Sei muto, Marcello. Eccoti. Non sei più in muto, puoi parlare. No, ancora, sei ancora in muto. Sì. Eccoti. Allora, c'è stato un po' di ritardo, ho dato due o tre click e poi ha deciso di reagire. No. Ci sono ancora domande, curiosità? Beh, naturalmente il tema è molto ampio, quindi insomma si propone veramente. Non vedo. Tu, Lucano, sai? No, per il momento non vedo, sì, anch'io. Forse anche. Che se hai fatto una scelta ora probabilmente tarda ora, mi dispiace di avervi tenuto. Marcello, posso parlare io? No, forse sei Gianluca. Sì, scusate, sono assolutamente ignorante in materia, però una curiosità mia, mi sembrano un po' tutti, mi sembrano approcci da premisti stregoni questi, adesso che mettiamo tutto dentro, vediamo, probabilisticamente tentiamo di mettere qualcosa in un certo punto, di farlo muovere in qualche altro punto, e ci sta anche perché in questo momento è appena iniziato, cioè gli ADAS sono agli albori, d'accordo? Almeno nell'uso commerciale. Ma usare, ci parla prima eventualmente di usare delle tecniche differenziali, ma è chiaro che le tecniche differenziali non vanno bene per modellizzare le situazioni del mondo reale. Usare invece tecniche di ragionamento plausibile, tipo quelle di Puglia, per modellizzare questo tipo di cose, non sarebbe una scelta un pochettino matematicamente più opportuna? Ma non lo so, cioè noi abbiamo provato con... perché poi ho ottenuto la ricerca dello spazio per trovare dei controesempi, no? Noi la facciamo usando la Bayesian optimization, quindi facciamo il pre, poi il post, e poi andiamo a vedere un po' quello che è l'acquisition function, è quella che massimizza l'incremento di informazione rispetto al sistema, no? Quindi noi ci basiamo su cose che insomma si conoscono abbastanza bene, no? E quindi niente, non c'è nessun altro che lo fa così, no? Non c'è nessuno che per esempio ha fatto questa prova di vedere se il reale corrisponde all'astratto, no? Cioè le abstraction sono equivalenti al reale, e quindi andare avanti e indietro tra il reale e l'astrazione non l'ha fatto nessuno. Quindi direi che a questo punto proprio le domande base sono quelle lì, cioè cosa che riusciamo a falsificare, eccetera, eccetera. Poi dopo magari ci saranno degli altri approcci che possono magari essere più potenti, però noi stiamo camminando, no? Prima di correre dobbiamo camminare, ma indipendentemente da quello, poi la domanda base è: ma cosa riusciamo a garantire? Io sempre lì arrivo. Cosa riusciamo a garantire? Perché qua io l'unica cosa che, anche lì, anche quando vado a cercare i controesempi, eccetera, ma sono in grado di garantire che quello non sbatte mai? La risposta è no. Sono in grado di garantire che il livello di sicurezza è parecchio più elevato, ma poi di dire ci ho beccato sempre, non sono in grado. Infatti è per quello che le tecniche di inferenza booleane on-off non funzionano nel mondo reale. Sì, è una questione di capire, dato come dire, le premesse, come dire, qual è la probabilità di giungere a questa conclusione. D'accordo? Esatto. Ma oltretutto io poi con questa idea degli algoritmi che switchano, no? Cioè, quindi io ho un algoritmo che funziona normalmente, che è quello basato su AI, quello che vuoi, perché è più veloce, tutte queste belle storie qua. Poi se mi trovo alle brutte, switcho su algoritmi deterministici usando ordinary differential equation, controllo ottimo, tutto quello che vuoi, per levarmi dalle castagne dal fuoco. Ecco, un po', questo è ma anche un perché po'... penso che il benchmark non sia zero incidenti, ma meno incidenti che quando si vanno alla guida. No, almeno purtroppo sono zero incidenti, maledizione. È quello che dicevo, no? Perché il pubblico dice, se io do la mia vita in mano alla macchina, voglio che non mi ammazzi, no? Poi c'è pubblico e pubblico, no? Perché c'erano quelli che sono l'ultimo incidente della Tesla, pare che fossero seduti nel sedili posteriori, no?
Perché dice tanto funziona talmente bene, chi se ne frega. Poi sono andati a... Abbiamo avuto un recente caso in Italia di una funivia, se ne muoiono 14 al giorno probabilmente in autostrada, ma non ho notizia. Tutto rispetto, perché i morti sono comunque sempre morti. No, ma infatti. Però è vero, quando uno affida le proprie mani nelle mani di qualcun altro, richiede più della capacità di guida di un guidatore esperto. Esatto. Grazie mille. Però se tu vedi, cioè questo è un altro punto importante, secondo me, perché uno dovrebbe vedere sempre la funzione, dovrebbe, insomma, ma la funzione costo totale, no? La funzione costo totale dice: se io ho una riduzione di incidenti significativa, molto significativa, il bene della società dice che io devo usare quel metodo lì. No? Questo è il paradosso del binario. Se uno deve scegliere tra il binario che porta su 5 persone e quello su una persona. E come dire, è chiaro che è dura. In inglese la railway, non mi ricordo com'è, però è famosissimo. Sì, lo so. Per cui si entra nella psicologia delle masse e non ha a che vedere con. Sì, no, ma infatti, ma addirittura c'è un gruppo tedesco che è un gruppo misto fatto di filosofi, legali, letterati e un ingegnere, poverello lui, per decidere che cos'è i principi etici, no? Io l'ho presentato diverse volte questo studio. Allora, nello studio che esce fuori è che la decisione etica, cioè tutti i fronti, trovati di fronte una persona, una vecchietta, un bambino, cinque persone, una persona, eccetera, la decisione etica è quella di tirare la moneta, perché è l'unica cosa che non discrimina. E quindi se ammazzi il bambino al posto della vecchietta, peccato, è uscito così, no? Ma la decisione non è stata basata su una discriminante. Quindi questo è il principio, diciamo così, è la decisione basata sui principi, no? Perché quindi tipicamente... c'è già una commissione, ci sono già commissioni al lavoro. Sì, come no, le commissioni etiche, come no. Invece all'MIT c'è un aggeggio che si chiama The Moral Machine. Allora, The Moral Machine pone delle domande di questo tipo, cioè uccidi una persona, cinque persone, una vecchietta, un bambino, eccetera, eccetera, e poi raccoglie il common sense, no? Allora, come vi potete immaginare, il common sense è utilitaristico, no? Cioè, quindi vede, tira sotto la vecchietta, tranne che peccato che magari la vecchietta è Einstein, e di là, che ne so io, una cosa qualsiasi, no? E quindi uno si chiede, ma insomma, è così giusto basarsi su criteri astratti, sul numero piuttosto che sull'età, no? Che l'approccio morale etico tedesco ti dice no, cioè tiro quindi ti è capitato male, ti è capitato il mattone dal tetto e ha preso te, è un peccato, no? Quindi questa è un po' la loro visione, no? Invece gli americani, naturalmente, utilitaristici, vedi un po', che poi non è solo americano, è che le persone così poste di fronte alla domanda probabilmente deciderebbero 1 verso 5 e tutto il resto, no? Cioè una cosa razionalmente così. Ma come mai viene tira la monetina? Perché io credo che tutti noi ci siamo trovati nelle condizioni di pericolo mentre si guida, e se tu vai a vedere perché hai fatto A piuttosto che B, cioè nessuno sa, cioè agisci d'istinto, l'agire d'istinto è un po' tirare la monetina, no? Quindi questo è il ragionamento tedesco, che però è basato su principi primi. Grazie, interessantissimo, grazie. Grazie, io direi che vista l'ora passerei la parola a Paolo, al direttore. Intanto ti ringrazio moltissimo, Alberto, per l'intervento, per la tua disponibilità, che tra l'altro è andata ben oltre. Ben oltre, sì. Ti ho tenuto per un'ora e 45, poveretti. No, vorreste uccidere, non so. No, anzi, così intervento. Grazie Marcello. No, grazie del tempo. Il problema è che vorremmo star qui ancora di più, perché per esempio su quest'ultimi spunti etici e sociali, secondo me potremmo star qua a discutere molto anche sull'accettabilità, sulla previsione dell'accettabilità sociale
che è molto diverso dalla soluzione dei problemi tecnici, dalla soluzione, dal dimostrare che è meno rischioso, potremmo discuterne molto. Io però ringrazio Marcello che mi ha passato la parola anche per chiudere, ma anche per ringraziare. Ringrazio innanzitutto Alberto perché è stato con noi e ci ha dato questa bellissima serata. Devo ringraziare anche Marcello perché e anche Adriano che vedo a video che hanno contribuito a organizzarla, ci hanno permesso di metterla in piedi. Ringrazio anche Emilio Campana che ha introdotto l'evento e a questo punto posso solo dire una buona serata a tutti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e davvero una buona serata anche di riflessione su questi aspetti che secondo me ci toccheranno molto presto, ancor più da vicino come persone. Prima sicuramente anche come scienziati e ingegneri, ma anche come persone nella società. Quindi grazie davvero a tutti e buona serata. Grazie. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, grazie. Grazie.